La fedeltà qui con Giovannelli, uomo partita di San Sebastiano contro Carignano, un 4-0 netto importante per voi. Era importante vincere quest'oggi, no? Per chiudere un 2023 casalingo in maniera positiva. Ti chiedo che partita è stata, i tuoi due gol sono sicuramente serviti a chiudere questa gara. Sì, è stata una partita, diciamo che abbiamo sempre tenuto palla noi. Abbiamo sempre fatto il nostro gioco, dove abbiamo cercato di fare le nostre azioni. Noi in attacco siamo molto bravi. Siamo riusciti a buttare dentro già il primo tempo, subito, e questo ci ha agevolato per il corso della partita. Il secondo tempo sono entrato, sono contento per i due gol. Dobbiamo continuare così, sia personalmente che con la squadra. Tra l'altro, doppietta di Calisto prima, doppietta tua dopo. Oggi, diciamo, era importante vincere anche per avvicinarsi un pochettino al Pedona. Ti chiedo che partita ti aspetti adesso nell'ultima del 2023? Contro il Pancaglia sarà una partita anche quella sicuramente difficile, come tutte. Quelli che vengono a giocare contro di noi sicuramente vogliono metterci in difficoltà, ma noi ci dobbiamo preparare al meglio, come abbiamo fatto con questa, cercare di portare i 3 punti pure lì, che è fondamentale. Tra l'altro Rosalunga, molto, molto forte quella del San Sebastiano, già dall'inizio ottimi interpreti, poi anche nella seconda frazione i sostituti hanno fatto molto bene, compreso ovviamente tu. Ti chiedo com'è stato entrare la partita in corso su un 2-0 che però era da chiudere di fatto. Sì, la fortuna del mister è che c'è una squadra molto, molto competitiva, soprattutto lì davanti. Siamo tutti ragazzi bravi che ci impegniamo in allenamento, La nostra forza è il lavoro. Ci alleniamo molto duramente durante la settimana, con molta intensità, perciò anche per il mister è più semplice, quando fa entrare gli altri, Assolutamente sì. diciamo. E ti chiedo se hai una dedica particolare per questa doppietta. Dedico questa doppietta anche a me stesso, prima di tutto, e anche a mio padre che mi dice sempre che devo calciare più da fuori, allora mi dice sempre che devo calciare, allora lo dico a lui. Col pallonetto poi Sarò ancora più contento. sono più contento. Grazie mille. Grazie a te.